sapete che la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura ha previsto per l'area metropolitana due grandi eventi. Uno, la fiera, anzi il Salone del Libro, che si terrà il prossimo anno dal 13 al 17 di ottobre, il 17 di maggio al Lingotto, e la Portici di Carta, che come sempre cade verso l'ultima settimana di settembre. Credo che la partecipazione di tutti voi a questo grande evento sia ancora la grande dimostrazione anche dell'affetto, dell'amore per la cultura, per i libri e per la storia di questa città, che ha dato e continuerà a dare grandi radici non solo a case editrici importantissime, ma anche a piccoli editori, e anche a loro, oltre che ai librai, che va il mio pensiero. In un momento di crisi economica difficilissima, beh, io credo che questo impegno ulteriormente valorizzi e qualifichi l'impegno di tutta la città, di tutte le istituzioni. Se sarà meno ricco quantitativamente, noi speriamo che invece sotto il profilo della qualità non si sia mantenuti un livello più che dignitoso. Troppo spesso il Salone del Libro viene accusato di rimanere lontano dalla città, confinato al Lingotto. Questa invece è un'iniziativa che fa vivere la città, fa vivere quelle iniziative economiche, perché piace ricordarlo sempre, noi siamo qui soprattutto per sostenere le imprese, le aziende che tutti i giorni si occupano, fanno del libro la loro ragione di vita, non solo culturale ma anche economica. Quest'anno torneranno le vie che avrete già conosciuto, da Via delle Arti, Via della Storia della Società, Via delle Passioni, Via dei Tascabili, Via dei Viaggi, Via delle Letterature, Via della Letteratura al Femminile, Via delle Culture Orientali, Via della Spiritualità, Via delle Scienze, Via dei Ragazzi, Via del Gusto, Via delle Lingue, Via della Storia Locale, Via del Libro Ritrovato. E in più c'è questa novità di 40 editori piemontesi messi a fianco delle librerie. Il sostegno alla lettura e all'editoria sono uno degli obiettivi prioritari del programma della Regione Piemonte, in particolare dell'Assessorato alla Cultura, ed è questo il motivo per cui sosteniamo con piacere questa iniziativa. Sono contenta di averla sostenuta quest'anno in modo rilevante, anche avendo sentito il programma, che mi sembra un programma molto sobrio ma estremamente interessante. Con Rocco noi siamo due caratteri fumantini, diciamolo pure, lui più di me, io di meno perché sono più modesto, però insomma abbiamo la stessa passione e abbiamo lo stesso vigore, ecco, il vigore della lotta. Devo dire che al di là di questa idea che è sua e che noi abbiamo senz'altro cercato di collaborare eccetera per portarla, lui è uno dei pochi in Italia che fa una vera battaglia per il libro. È una situazione insostenibile, soprattutto da parte delle librerie indipendenti che vorrebbero misurarsi sul servizio, sull'efficienza. Se poi non siamo capaci andiamo a casa, ma la lotta non può essere solo sullo sconto. Non è un caso che tre nazioni civili hanno legiferato, Spagna, Francia e Germania.